Salvatore Ponzo, da Milano a Rocca Gloriosa, 25 giorni per 950 km. Questo per riscoprire le tue origini. Da che cosa è partita questa idea, questa impresa? È stato un viaggio abbastanza lungo per riscoprire le origini, ma soprattutto per cercare di rallentare. Sono molti anni che ho aperto uno studio d'architettura e di design a Milano, e insieme a dei soci, e questo mi ha portato a lavorare ininterrottamente 12, 13, 14 ore al giorno, sabato e domenica, e avevo bisogno di qualcosa che mi portasse a rallentare, a vedere il mondo in una maniera, diciamo, più calma, più tranquilla. Sono abituato a venire a Rocca sempre guardando il mondo, l'Italia, soprattutto attraverso il finestrino del treno, quindi si vede tutto quanto il paesaggio in maniera molto veloce, frastagliato, e volevo cercare un pochettino di fare qualcosa che mi lasciasse il tempo di pensare, di osservare, di fare qualcosa di veramente tranquillo. E il viaggio è partito da questo, dalla ricerca un po' della tranquillità, ma anche e soprattutto dalla voglia di cercare di riflettere su tutto quello che è stato il percorso del mio studio, del mio lavoro. Poi tutto ciò ha portato ad altre attività, come per esempio la beneficenza. Mi è capitato durante questo viaggio di avere l'opportunità di aiutare il Comitato Amici di Andrea, una bambina affetta da cancro che in questo momento si sta curando in America, nell'America Latina del Sud, e mi è stato chiesto di indossare una maglietta durante questo viaggio. Inizialmente io, quando sono partito, non avevo in mente di poter fare anche questo, cioè di poter aiutare qualcuno. In realtà tutto ciò ha portato una buona visibilità e anche a un aiuto appunto per la beneficenza e per questa bambina che ha veramente bisogno d'aiuto. Quindi ci sono state una serie di avvenimenti casuali che poi hanno portato questo viaggio a essere ancora più interessante di quello che inizialmente pensavo sarebbe stato. Mi sono reso conto che l'Italia sta passando un periodo in cui c'è tantissima intolleranza, anche verso l'italiano, verso il forestiero. Io sono stato appunto trattato spesso e volentieri con diffidenza e questo mi ha portato ad avere un po' di problemi, come quando manca l'acqua. Ti trovi a fare 38 km senza acqua, bussi ad una porta per chiedere un bicchiere d'acqua e non ti viene dato. Mi è sembrato stranissimo in Italia, nel mio paese, dove io posso parlare la stessa lingua e quindi farmi anche capire. Poi del resto capisco che il periodo storico è questo, c'è intolleranza, c'è una situazione ovviamente di paura e quindi bisogna anche accettarlo, però mi aspettavo forse un po' più di accoglienza in varie parti d'Italia, ecco, sotto questo punto di vista, di essere aiutato nel momento del bisogno, questo è, diciamo, l'aspetto negativo. Tra Sanza e arrivare qui a Rocca Gloriosa mi sono trovato in una grande difficoltà con i percorsi, perché la maggior parte dei percorsi segnati sopra le mappe non esistono più e quindi mi sono ritrovato all'interno delle macchie. Non c'era nessun percorso, era zona di caccia, quindi mi sono spaventato di più della possibilità di trovare un cinghiale nel mio percorso.